Mi fai un best moment tu del 2022 e worst moment del 2022? Una cosa bella e una cosa brutta? La più bella e la più brutta. Il momento migliore è quando ho vinto 3 giorni di fila qua sotto contro i vecchi e hanno cominciato ad insultarmi. Wow. Perché prima era un prendermi per il culo perché ero incapace. Ah, bello ragazzo, guarda là, Daniele è arrivato, oh, ha chiuso, la prima volta che vinco è dare di vincere per la grande fortuna. Bravo Daniele. La seconda, ah, Danielino, la terza, con te non ci gioco più, non sai giocare. Non sai giocare. Un culo sfondato, stai uguale a esempio di persona gay con il culo grande. Che capito? Bello, che è molto simile a come i bambini si insultano su COD o Fortnite, uguale. Sì. Sei gay, sì, non sai giocare. Non sai giocare. Questa cosa qua mi fa sempre venire il pisellino un pochino duro. Bello. Anche perché ho perso un soprattutto sacco. Se lo fanno adulti, se gli adulti si incazzano. Molto bene, sì, soprattutto quelli più grandi di me. Worst moment, ovviamente, quando abbiamo litigato. Tutta quella situazione dell'Amstrad. Il litigio neanche, perché cioè, tu intendi il litigio quando abbiamo parlato? No, io intendo tutto quello. Il periodo. Tutto quello che è successo in quell'arco narrativo è stato sicuramente terribile. Soprattutto poi ha dato spazio a persone che io personalmente non rispetto, sia a livello professionale che a livello morale, etico, tipo Mario. Esempio, no? Perché il fatto che noi abbiamo smesso, io ho smesso in particolar modo, ha dato tanto spazio a delle persone pericolose, almeno per me, io reputo pericolose, dannose, delle sorte dei licheni, dei funghi, non so come dire, dei metabolismi che ti si intersecano nell'interno cosce, non se ne vanno più, una sorta di, non pustole, tumore, pustole. Non tu hai infatti pustole. Pustole vivide, non pustole, sì, quelle, sì, rosse, sì, là, sì. Quelle hanno bianche. Un sacco di pus plasma. Sì, bravo. Lo si è strappato? Si è strappato da un sacco di tempo. Merda. Ho capito. E niente, quindi questa roba qua mi ha dato un po' fastidio, però allo stesso tempo, vabbè, la vita va così. C'è chi merita, c'è chi non merita, e come dice Tavernello, io parlo solo con Marco e Daniele. Worst moment anche per me, condivido il momento la tuo. Sì, è palloso litigare con te, perché quando si litiga con te si ha sia ragione che torto. Penso che tu viva un po' la stessa cosa. In confidenza me l'ha detto. Best moment è Impatto G. Bello, tutto lui è scaturato. Bello. Scaturato. Scaturato. Scaturito, solitamente. Solitamente scaturito. Scaturito. Ma anche scaturato, dai. Entrambe le cose. Macerata, l'anteprima di Impatto G. E bro, se avessi saputo che quel cinema era gigantesco e che era full, avrei invitato tutti gli attori, perché era letteralmente una premiere da cinema, bro. Era pieno, c'erano tutti i fan ed erano esterefatti a vedere una roba che io mai avevo fatto a livello di mood. Peccato. Proprio come Giovanni Fois, sono contento per te. Proprio come Giovanni Fois, ma non c'era quella dinamica di ciao, sono Marco Maria. Sono Marco. Finita. Gli ammazzo tutti, muoiono. A tu eri, ok. Giovanni Fois, no, con me, okay. Invece parlo e mi ascoltano, stando zitti rispettandomi. Quella è la parte più bella. Va bene. Piena di droghe e buoni propositi. No, niente droghe. Le droghe non si valigiano. Va bene, Marco Merrino.